misterioso. Questo buco è evidentemente troppo stretto perché mi ci possa infilare. Chi viveva in questo mulino? È impossibile che tu non lo sappia, prezzemolo. Vivi a Tanabu da parecchi anni ormai. Credo di averlo dimenticato. Ti piacerebbe ripetermelo? Dopo che il mulino è stato abbandonato, ci ha vissuto una sarta per qualche anno. E cosa le è successo? Oh, nulla di grave, essendo popolato quasi esclusivamente da animali più o meno di fantasia e quasi esclusivamente nudi, Tanabu non le offriva grandi possibilità di lavoro. E le cose peggiorarono ulteriormente quando il re di Tanabu abolì l'editto per cui le gambe di tavoli e sedie dovevano obbligatoriamente portare pantaloni. Ah, sì, ricordavo qualcosa del genere. Beh, lei si trasferì e il mulino rimase inutilmente in vendita per anni, fine della storia. Affascinante. Hai già provato a guardare in quel buco? No. Ti infileresti nel buco nel muro, per favore? E perché mai? Potrebbe essere là dentro il secchio che cerchiamo. Scordatelo. Su via, Muesli, infilati in quel buco. Lo farei io stesso, ma sono sicuramente troppo grosso per entrarci. E allora vedi di metterti a dieta e poi di entrarci, perché non mi vedrai mai e poi mai entrare in quella fessura sudicia. Che ti costa? Magari c'è un negozio di secchi dall'altra parte del muro. Ho detto no! Oh, per favore, infilati in quel buco. Se non vuoi farlo per me, pensa almeno a Bambù. Stai perdendo tempo, prezzemolo. Prova ad entrare in quel buco, per favore, con la P maiuscola. Ti ripeto che non striscerò mai in quel buco. Prova ad entrare in quel buco, per favore, con la P e la E maiuscole. Mai con la M e la A maiuscole. E dai, guarda cosa c'è in quel buco, per favore, per favore, per favore! Non insistere! Insomma, daresti prova di grande modestia ed altruismo se passassi attraverso quel buco per il bene di un tuo amico in pericolo. Ti prego, entra in quel buco. Fallo in nome dell'amicizia. Ok, ok, basta. Mi hai talmente rintronato che non so nemmeno più se lo farò per Bambù o per evitare che tu mi sbricioli il sistema nervoso. Il sistema nervoso, Muesli. Comunque si chiami. E ora, con permesso. Muesli? Che succede, Muesli? Va tutto bene? Aiuto! Ma che succede? Rispondi, Muesli! Brucia, brucia, brucia! Ma che? Muesli! Lasciatemi! Lasciatemi andare! Muesli! Per mille pizze alle fragole, Muesli! Eh? Qualsiasi cosa si stia avvicinando, meglio allontanarmi da qui. Stai bene? Qualcosa del genere. Ma che ti è successo là dentro? Facciamo un patto, prezzemolo. Io ti do questo secchio e tu prometti di non chiedermi mai più che cosa mi sia successo dietro quel muro, ok?
Sembra ragionevole. Beh, non voglio restare qui un secondo di più. Perché non vai al laboratorio di bambù, allora? Pagui è là, potresti schiacciare un pisolino e in caso ci fosse un disperato bisogno del tuo aiuto, beh, saresti già nel cuore dell'azione. Questa è davvero un'ottima idea e mi stupisco sia potuta venire a te. Che carino. Solo non riuscirò più a riaddormentarmi, questo è poco ma sicuro. Beh, amico, spero il secchio ti potrà essere utile. Grazie mille, Musli. Adios, prezzemolo. Tanto vale prendere acqua fresca direttamente dal ruscello. Il secchio è pieno ora. Thank you.
Non credo sia una buona idea dire apertamente cosa penso di questo quadrumane. È solo nel tuo interesse, boccoli d'oro. Questa volta credo di avere realmente bisogno di lei, signor stregone. Sentiamo. Mi servirebbe assolutamente qualcuno in grado di lanciare un fulmine che colpisca un punto preciso. Allora mi sono detto, e questo è il genere di cose che uno stregone potrebbe fare. Intendo, quasi per definizione. Infatti, draghetto, questo è esattamente il genere di cose che uno stregone potrebbe fare. Sempre se... Sempre se? Sempre se adeguatamente retribuito, ovviamente. Ecco la mia proposta. In questo mondo... Ah! Intendo in questo paese... Tanabu, i miei poteri non possono esprimere la loro completa potenza! Non posso, perciò, scatenare un fulmine a ciel sereno! Posso però scatenarne uno che colpisca un punto preciso con un cielo già minaccioso! Mi capisci? E quanto sarebbe preciso il suo fulmine? La tolleranza è di qualche centimetro! Beh, suppongo possa andare allora. Non mi resta altro da fare che attendere che il tempo si guasti. Questo non è fatto, Pivello. Non solo devi aspettare che il cielo si rannuvoli, ma dovrai anche procurarmi, diciamo, 13 monete d'oro. 13? Per un incantesimo a metà. Facciamo 12 e non parliamone più. 4 monete d'oro. Assolutamente non meno di 11. 7. Inaccettabile. Veniamoci incontro e concludiamo per 9 monete d'oro. Non accetterei di norma, ma consentirò per amore del simbolismo. Simbolismo? Ah, non capiresti in ogni caso. 9 monete e un cielo cupo in cambio di un fulmine sulla nuova antenna del laboratorio laggiù? Affare fatto. Affare fatto. Bene. Bene. Allora io... Allora tu ora evapori e mi lasci in pace! Già, appunto. Non le dispiace, vero? Fai un po' quel che ti pare. Questo non può certo peggiorare il tuo stato di conservazione, amico. Fe-fi-fo-fum! Cresci, cresci! Per 1000 pizze alle fragole, ma cos'è andato storto? E se io provassi a... Thank you.
Per mille pizze alle fragole! Limoni! Quel bambù è davvero incredibile! Il secchio è pieno ora. Non le dispiace, vero? Fai un po' quel che ti pare. Eccoti i limoni per l'incantesimo, Aurora. Gran bel lavoro, prezzemolo. Questi limoni saranno perfetti. Lo spero bene. Dopo tutto quello che ho dovuto passare per procurarmeli. Immagino siano state avventure mozzafiato, ma ora non c'è tempo da perdere. Ben detto. Dacci dentro, Aurora! Ecco! Ecco fatto! Mille grazie di nuovo, cara Aurora. Ma... ehi, tutto bene? Sì, sì. Tutto bene, solo... solo? Solo che fare incantesimi richiede spesso... moltissima energia e io credo di... Credi di? Credo di aver bisogno di riposare, prezzemolo. Meglio torni al castello prima che... No? No, nulla!
solo è meglio che vada ora. D'accordo, Aurora. Cerca di avere cura di te stessa e... beh, ancora grazie. A più tardi. A più tardi, allora.